Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo già annunciato, parliamo di arte romanica per poi seguire in altre tipologie di arte. Allora, abbiamo in collegamento e salutiamo il pittore Sergio Favotto. Sergio, eccomi qua, buon pomeriggio. Ecco qua. Allora, ci incamminiamo in questo percorso, Sergio? Sì? Ecco. Sì, un po' complicato e riduttivo perché è impossibile dire in mezz'ora quello che richiederebbe molto molto tempo in più. Ah, comunque beh, noi ci proviamo. Ma tu l'abilità ce l'hai e quindi, e quindi a te la parola. Anche nella comprensione degli ascoltatori. A te la parola, Sergio. Allora, parliamo, quando diciamo arte romanica, diciamo parliamo di un universo, non di una singola cosa. Però noi, per semplificare, diciamo due cose fondamentali. L'arte romanica più o meno si colloca tra la fine del primo millennio e l'inizio, i primi due o tre secoli del secondo millennio, quindi fino al 1400 più o meno, insomma. Diciamo così perché, per semplificare ovviamente, perché c'è un'arte romanica precedente e una ancora seguente. Che cosa significa arte romanica? Ovviamente si ispira all'antica Roma, ma non è così semplice. Una parte dell'arte romanica si ispira all'arte di Roma di tipo bizantino, cioè la Roma di Bisanzio, che ha come caratteristica in genere una pianta, le chiese o i palazzi, hanno una pianta centrale, per intenderci San Vitale a Ravenna, ecco, sì. Una pianta centrale e spesso delle cupole, una o più cupole, quella è la caratteristica più orientaleggiante. È un esempio tipico che tutti sicuramente conoscono, la rotonda di Mantova o la rotonda di Brescia, per esempio. Sono straordinari esempi di chiese, oppure abbiamo detto appunto San Vitale a Ravenna, però che è molto più antica. Bene, poi ovviamente c'è invece la chiesa o la basilica o la cattedrale romanica, come la intendiamo noi per di più, che si ispira alla basilica romana. Allora, parto dalla prima, quella bizantina, perché ovviamente ci rende, c'è un motivo per cui ha una pianta centrale. Si parla di dare, sottolineare il concetto di unità divina, quindi Dio come centro dell'universo, e la Chiesa, pianta centrale, in qualche modo rappresenta questa centralità del divino. Ecco, questo è, se, ovviamente la cupola rende ancora meglio questo concetto. Sì. Come, non so, facciamo un esempio, il Pantheon di Roma, che parla, è stato dedicato da Agrippa a tutti gli dèi, ma sotto un'unica cupola che è la divinità. Tenete presente che dentro il Pantheon, se noi mettiamo una sfera che ha, ci sta esattamente una sfera, con la parte superiore che corrisponde alla cupola e la parte inferiore che tocca il pavimento. Quindi dentro quella immensa e straordinaria basilica romana ci sta una sfera perfetta che rappresenta la perfezione, appunto la divinità. Ecco, però quella che a noi interessa di più, ed è ovviamente quella che ci rende anche più curiosi, è la basilica o la cattedrale. Da dove arriva? Arriva dalla basilica romana. Basilica è una parola di origine greca che sarebbe basileu oike, casa del re. In realtà non aveva un carattere sacro a Roma la basilica, aveva un carattere civile e serviva come luogo di riunione, come luogo di amministrazione della giustizia, come luogo dove si potevano fare i contratti, dove cioè si svolgeva una vita civile molto intensa. Quindi non c'era un altare dedicato alla divinità. Tutto ovviamente avveniva sotto lo sguardo degli dèi. Per esempio sotto il dio Mercurio, che era il dio del commercio,
ma anche il dio dei ladri, non dimentichiamolo. Ovviamente. Nella cristianità la forma della basilica romana è stata scelta per la sua caratteristica che si prestava bene a rendere il concetto cristiano. E vabbè, ne prendiamo ad esempio una che molti conoscono, e se non la conoscono la si va a visitare. Per esempio la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Che cos'ha questa basilica? Rappresenta alla perfezione la basilica cristiana primitiva, in cui arrivavano le persone, anche non cristiane, erano accolte dentro un cortile con portici e lì poteva venire anche essere ospitata. E ovviamente questi non erano cristiani, erano persone che chiedevano il battesimo. E una volta ammessi al battesimo, potevano entrare nella basilica e seguire questo percorso di colonna in colonna verso l'altare. Ci siamo? Sì. Ecco, quindi era la basilica rappresentava il percorso dell'uomo verso Dio. Ovviamente con il tempo gli adulti che chiedevano di essere battezzati sono sempre meno, il portico è quasi sparito ed è rimasto un avamportico davanti, oppure una specie di ambulacro come a San Marco a Venezia, sì. Una specie di corridoio trasversale prima di entrare in San Marco, sì. Va bene? Sì. Riducendosi ancora il numero della gente che chiedeva il battesimo da adulta, è rimasto un artece, cioè un piccolo portichetto davanti alla chiesa, o addirittura un protiro, che sarebbe una specie di capannina con due colonnine e due leoni, come si vede per esempio in molte cattedrali del nord. Non dimenticate che a Treviso c'era una basilica romana straordinaria, straordinaria, con una grande scalinata davanti, che è stata demolita e sostituita da una basilica nel Cinquecento, una basilica rinascimentale. Ma se qualcuno va dietro il campanile verso Calmaggiore, vedrà la parete del Duomo di Treviso com'era una volta, con i suoi archetti di cotto, eccetera, un po' più bassina, ma molto. Io vi assicuro, quella chiesa romanica l'avrei lasciata perché era di una bellezza sconvolgente. Perché doveva essere la chiesa di Roma portata qui, no? Dopo, hai capito? L'aggiornamento dopo il Concilio di Trento richiedeva queste cose. Allora, abbiamo visto quindi l'eliminazione del portico, poi del nartece, poi del protiro, cioè di tutta questa riduzione sempre maggiore dello spazio esterno. Sì. Fino ad arrivare a una parete che all'inizio era nuda, cioè una parete di cotto, di mattoni proprio. Solo in seguito è stata dotata di sculture, di piccole gallerie, di colonnine, di un gran rosone per dar luce alla chiesa. Ma siamo in un periodo in cui la chiesa era sotto attacco, sia da parte dell'imperatore che assaliva i comuni e la chiesa rappresentava la comunità, sì. Ecco, e che quindi la chiesa era quasi una fortezza. Ecco le caratteristiche della basilica romanica: mura poderose, finestre piccole, come in un castello fortificato, che a livello anche spirituale poteva essere una specie di luogo che difendeva i cristiani da tutti i pericoli esterni del mondo, del male che stava fuori. Tanto è vero che in molte basiliche, in molte cattedrali, fuori della chiesa si rappresentava il male, si rappresentava il male nei doccioni, per esempio, che scaricavano l'acqua dal tetto. Questo ancora di più nel gotico, i famosi doccioni che si trovano fuori di Notre Dame, no? Quei mostri, quei draghi, sì, eccetera. Sì, sì, ecco. Sì. Ma addirittura veniva rappresentato il male. Se voi andate dietro il Duomo, per esempio, di Modena o di Parma, voi troverete delle sculture oscene, le quali presentano il lato vergognoso dell'uomo, della donna, apertamente, a dimostrare che da lì, quasi per scacciare i demoni. E questo è una specie di malocchio che veniva scolpito direttamente nel marmo, spesso anche nei capitelli. Se voi andate a Sette Chiese di Bologna e andate dentro il cortile delle Sette Chiese e andate nel chiostro dei monaci, voi troverete anche lì degli esseri che presentano le terga, che presentano
i genitali o cose del genere, per tenere lontano il male. Ecco, questo è uno dei segnali tipici della scultura romanica. Allora entriamo adesso in chiesa. Nella chiesa si entra in un ambiente che dalla piena luce esterna fa entrare nel buio e rappresenta un meccanismo mentale. Chi si avvicina al cristianesimo non riesce a concepire il mistero, non riesce a concepire il fatto che la fede ti chiede delle cose che sembrano contro natura. E quindi ti trovi al buio e quindi avanzi pian pianino, di colonna in colonna, spesso sono 12 le colonne, 6 a destra, 6 a sinistra, oppure multipli di 12, e una volta che fai questo percorso dentro la basilica, ti avvicini al momento in cui i tuoi occhi si sono adattati alla penombra e ti trovi nella luce, perché la luce da dove proviene? Soprattutto dalla cupola che sta sopra la crociera, oppure dalle più grandi finestre dell'abside laterali. Ecco, e quindi vai verso la luce, e poi prima di arrivare all'altare c'è l'enorme arco di trionfo che divideva tutte le navate delle chiese romaniche prima di entrare nel presbiterio. Che cosa? Sono una dichiarazione di fede. Perché? Perché l'arco di trionfo a Roma veniva dedicato agli imperatori vincenti, che venivano proclamati Dio quando arrivavano da queste vittorie contro i barbari o contro i nemici. E quindi l'arco di trionfo era fatto da un quadrato, la parte bassa, e da mezzo cerchio. La parte bassa è l'umano, il quadrato. La parte rotonda è la divinità. E quindi una dichiarazione dell'uomo Dio. E chi è nel cristianesimo l'uomo Dio? L'uomo Dio è Gesù. Quindi quando noi arriviamo al presbiterio, che è il luogo in cui si proclama il mistero, noi dobbiamo accettare questo atto di fede, credere che lì dentro si celebra la vita dell'uomo Dio per eccellenza, Gesù. Questa chiave religiosa. Una chiave molto importante. E lì dentro si trovavano i presbiteri, che i presbiteri sarebbero stati i sacerdoti, ma spesso erano anche gli anziani del villaggio. Io mi ricordo bambino che nel coro della chiesa sedevano i vecchi delle grandi famiglie a rappresentare attorno al prete che diceva la messa, a rappresentare la comunità. E anche la saggezza, no? E la saggezza, ovviamente. Quindi il presbitero non vuol dire solo vecchio, vuol dire persona saggia, persona esperta. Tutto questo stava, ovviamente dobbiamo tenere presente che nelle prime cattedrali l'altare era in mezzo, non era addossato al fondo. Cioè il prete guardava il pubblico, perché ovviamente tutti celebravano questo sistema. La parte della navata centrale però era in genere, per essere più alzata, aveva una specie di galleria, molto spesso una galleria a destra che veniva chiamata matroneo, cioè in qualche cattedrale serviva proprio perché ci andassero le donne, ma per di più serviva a creare uno spazio di rinforzo per sostenere la volta, perché la volta aveva un peso enorme quando non era fatta di travature. Se era fatta di mattoni o di pietra, la volta a botte aveva un peso sconvolgente, e quindi aveva bisogno di questi rinforzi laterali. Anche le navate laterali servivano a sostenere il peso della volta, la spinta verso l'esterno della volta. Quindi a questo punto dobbiamo tenere presente una cosa. Cosa accadeva nelle basiliche o nelle cattedrali? Noi andava una messa sbagliato. Era spesso l'unico luogo pubblico coperto. Quindi, quando noi leggiamo Dante che incontra Laura, che incontra Beatrice, quando il Petrarca che incontra Laura, oppure Boccaccio incontra Fiammetta, dove li incontrano? In chiesa, perché nella chiesa veniva l'incontro della gente. Al mercato la gente era tutta occupata a parlare di affari, eccetera. Nella chiesa si andava per incontrarsi, per fare anche mercato, per combinare i matrimoni, tutto sotto lo sguardo di Dio. Si amministrava spesso la giustizia nelle cattedrali e nelle chiese, fin quando non suonava un campanellino che dicevano fermi tutti che adesso si celebra il mistero.
ma spesso si stava in chiesa 2, 4, 6, 8 ore. Cioè si faceva tutto, si mangiava in chiesa, si chiacchierava, si parlava, si faceva ecclesia, chiesa. Ecclesia vuol dire assemblea. Quindi la chiesa in molte cittadine, soprattutto i primi, all'inizio del 1000, quando c'erano questi poverissimi, anche le città erano fatte tutte di legno, di mattoni, ma poveracce, città nate dal niente. Noi parliamo di Firenze nell'anno 1000, era una cittadina di baracche. Roma aveva 45.000 abitanti intorno al 1000. Quindi dovete tenere presente che gli unici luoghi dove avveniva un incontro sicuro e protetto dallo sguardo di Dio erano le chiese. Ci siamo? Adesso vi dico una curiosità. Vi sconvolgerà. E poi si iniziavano le messe, giusto? Poi c'è... quando veniva ovviamente la celebrazione del mistero, c'erano anche le messe, certo, sì. Allora, siccome abbiamo detto che a volte queste cerimonie duravano ore, perché non è la nostra messa, non so se qualcuno ha memoria di voi della messa del Venerdì Santo. Che durava ore, quattro. Sì. Sapete cosa accadeva? Io so per dire nella tradizione veneziana. Soprattutto le donne portavano sotto la gonna un vasetto. Le più ricche lo portavano d'argento o di cristallo, le più povere di rame o di latta. E per fare la pipì, perché non potevano muoversi come erano bardate con quei gonnoni che c'erano una volta. Se voi andate in molti musei dell'arte tradizionale popolare, li troverete queste cose qui. A noi sembra sconvolgente e scandaloso, ma per la gente del luogo era normale, anche perché era abituata in paese e nelle città a fare tutte le loro cose per la strada. Mica c'erano bagni pubblici, mica c'erano i bar dove si andava, capite? Quindi, per dire, la vita di allora, abbiamo questo straordinario luogo che serviva anche come università popolare. Perché? Perché tutte le pareti erano illustrate dalle storie di Gesù, della Madonna, dei Santi. Se voi andate, io per esempio l'estate scorsa purtroppo, due estati fa, sono stato, perché noi parliamo sempre degli scrovegni, parliamo anche di qualcos'altro. A Galatina di Lecce c'è una chiesa di Santa Caterina che è divisa in due grandi corpi. In uno sono narrate tutte le storie di Gesù e di Maria, nell'altra le storie dei santi, con la descrizione dettagliata del loro martirio. Una cosa spaventosa al limite, no? Però chi entra in quella chiesa, quando ovviamente il prete cominciava a spiegare tutto quanto di volta in volta, perché si andava in chiesa tutte le mattine, non si andava a messa della domenica. I nostri vecchi andavano a messa, eccetto quelli che avevano problemi con le mucche o con i campi, ma si andava a messa tutte le mattine alle 5, 5 e mezza. Ma tanti anni fa però, dai. Moltissimi anni fa, sto dicendo. Sto intanto parlando di tradizione. Però io bambino me lo ricordo. Io ho 75 anni, mi ricordo di bambino di 6-7 anni che... soprattutto le donne di famiglia andavano a messa alle 5 del mattino, 6 del mattino. Capite? D'inverno andavano verso le 7, ma non mica tanto più tardi. Ci siamo? E quindi il prete raccontava le storie, era la Bibbia dei poveri, che veniva illustrata nelle grandi chiese. Io mi ricordo per esempio una chiesa vicino a provincia di Caserta, Sant'Angelo in Formis, che sono andato a farci le ricerche per l'università, sono andato giù in moto, in Vespa, pensate un po', una cosa spaventosa. E c'è questa tutta l'illustrazione della vita di Gesù e di Maria, ma è tutta dipinta. Se voi andate anche a San Zeno, per esempio a Verona, voi vedete tutto dipinto. La storia di Santa Maria Maddalena, le storie di Sant'Antonio Abate. Una specie di cappella a Scrovegni, allora così. Tagli, è una cosa, cioè lì si andava e ci si istruiva. Ecco, quindi la chiesa era luogo di vita, luogo di commercio, luogo di benedizione, luogo di incontro e luogo di istruzione, oltre che luogo di fede. La chiesa era appunto chiesa, ecclesia, assemblea, riunione. Il popolo di Dio si trovava in chiesa, quello del demonio si trovava nel mercato.
E abbiamo il retro delle chiese che riporta il demonio. Tutto questo fino a che Sì, periodo? ovviamente, finché non si è evoluto con forme molto simili ma più raffinate e con misure più raffinate con il Rinascimento. Perché molte chiese sono nate romaniche e sono diventate poi chiese rinascimentali, per esempio Santa Maria Novella, per esempio Santa Croce, per esempio, o addirittura molte di queste sono cominciate romaniche e sono finite gotiche. Cioè magari la parte alta è stata fine come per esempio il Duomo di Siena. Oppure molte altre cattedrali sono addirittura diventate barocche. Se voi andate nella meravigliosa cattedrale di Ferrara, per esempio, romanica, di un romanico bellissimo, entrate e vi trovate una cattedrale barocca. Addirittura hanno murato le colonne con dei pilastri decorati, con trompe-l'œil, con pitture, con una cosa angosciante, perché vi racconto anche un altro fatto, così capite com'è il concetto. Per esempio, io anni fa ho fatto dei lavori nella cattedrale di Gaeta, ho dipinto come si chiama, nella cripta, ho fatto dei lavori nella cripta. E quando sono arrivato c'era una chiesa assolutamente tutta coperta ma di cose false, di decorazioni esagerate, eccetera. Il nuovo arcivescovo che era arrivato nel 2005, 2007, che cosa ha fatto? Ha tirato via tutto e ha scoperto tutta l'antica basilica romanica. Dentro quei pilastri c'erano tutte colonne binate antiche romane. E Ma coperte perfette, perché? capite? Perché sono state coperte? Sono state coperte perché è cambiato lo stile, una volta mica andavano per sottile. Cambiavano stile per aggiornare la chiesa, la rivestiva. Con la massima Sì, leggerezza. senza nessun problema. Come succedeva che coprissero gli affreschi. Ecco, tutti gli affreschi medievali, per esempio è successo in Friuli è successo che con il terremoto, siccome gli affreschi a volte sono di 1, 2, 3, 4 strati, ci sono paesini che hanno perso tutti gli affreschi del 1600. E si sono trovati la chiesa con gli affreschi del 1300. Capite? Ma Quindi, ancora conservati e ancora conservati perché ovviamente i primi sono i i più primi solidi perché sono agganciati alla malta di fondo. alla malta, quello che avevamo Poi detto, ovviamente un secolo o due di fumo di candele grasso ha unto gli affreschi. Allora facevano con la martellina, facevano tutti i buchetti. Sugli affreschi, perché ovviamente la malta nuova si era prendesse, ma era appesa solo su dei punti la malta nuova, non era appesa, il resto era tutto un po' unto, eccetera, per cui l'affresco sopra stava sì, ma una scossa di terremoto si è staccato. Poteva staccarsi, certo. Ma abbiamo chiese in cui ci sono addirittura fino a 5-6 strati. Una cosa curiosissima che è successa a una chiesa, a una basilica antica romanica. Per esempio, andando sulla strada verso Portogruaro, a Summaga, ecco, è successo un fatto curioso. Con un piccolo terremoto, sempre quello del Friuli, sono cadute le malte del campanile, l'interno del campanile, perché c'era la zona bassa, il campanile è molto grosso, no? E sono venuti fuori affreschi del periodo di Carlo Magno. Caspita. Uno di questi, bellissimo, straordinario, c'è un contadino che va a raccogliere le uova e ci sono tutte le galline che gli saltano sulle spalle e sulla testa. E come facciamo a datare Sergio che è del periodo Carlo Magno perché siamo Perché c'è indietro? uno stile inequivocabile, è come una firma, no? Per esempio, tutta la pittura romanica è fatta di colori molto particolari. Prevalgono l'ocra gialla, l'ocra verde, l'ocra rossa, prevalgono proprio. E le ocre Per i scure, e colori. dopo no, non troviamo se non nelle grandi cattedrali il blu, il rosso rosso vivo lo troviamo solo nelle cattedrali più ricche, mentre nella maggior parte delle cattedrali, se voi andate al sud, nel meraviglioso sud che pochi conoscono, le cattedrali di Otranto, le cattedrali di Trani, le cattedrali di tutte le grandi cattedrali del sud romane, che sono le più ben conservate al mondo. Perché lontane dal turismo fino a pochi anni fa, lontane dal giro della rivoluzione industriale fino a pochi anni fa, sono quelle che si sono conservate meglio. Quindi la povertà dei luoghi
ha salvato i capelli. Oddio, se voi andate in Basilicata e in Calabria, vi trovate anche un altro fenomeno. Siccome non avevano tempo di restaurare gli affreschi antichi, gli è andato sopra una bella mano di calce. Ah. Moltissime chiese romaniche antiche, anche di tipo bizantino, hanno avuto questo trattamento, però senza saperlo le hanno salvate. Perché dando una mano di calce, adesso basta togliere la scialbatura e sotto i colori sono rimasti perfetti. Quindi si sono protette con la calce. Quindi secoli di sbiancature a calce, ogni volta che c'era una pandemia, ogni volta che c'era la peste, qualcosa, sbiancavano tutto. Sì, calce, sì, via. Sì, sì, calce, sì, sì. Quindi era una tendenza, credevano di salvarsi dal flagello in questo modo, e forse anche lo facevano. Però noi abbiamo un'Italia romanica che è tutta da scoprire, ma il vero romanico, come lo conosciamo noi poco, è quello che è avvenuto nel nord Europa, che è avvenuto con i materiali del luogo, che hanno una curiosità. Per lo più sono pietre molto scure. Ecco perché la cupezza di tutte le grandi cattedrali del nord sono fatte con pietra grigia, con pietra verde, mentre qui da noi il romanico ha trovato la pietra serena, ha trovato la pietra dorata di Lecce, ha trovato il marmo serpentino o peperino, hanno trovato il marmo di Carrara. Guardate la cattedrale di Pisa, con le sue cinque navate, uno splendore, una cosa, cioè tutto riluce, tutto brilla di una luce straordinaria, il bianco di Carrara. Quindi noi abbiamo il marmo ma mille romanici, mille tipi di romanico. Il romanico ha un'altra cosa, la caratteristica è la severità. Mentre tutte le decorazioni in marmo in genere erano in due luoghi ben precisi. I portali, spesso con scolpiti i mesi dell'anno, le fasi lunari, le storie della Bibbia, come si trova per esempio a Parma, come si trovano a Modena, come si trovano a Ferrara, come si trovano in queste grandissime cattedrali romaniche. E l'altro luogo era il pulpito, da cui si propagava la parola di Dio. Ma tutto il resto era mattone a vista, pietra a vista, oppure delle pareti enormi, tutte affrescate. Quindi il romanico è il momento magico. Chi parla di medioevo tenebroso deve conoscere il romanico e il gotico, come vedremo la prossima volta. Perché sono una forma di arte, spesso che appare disordinata e spontanea, ma che ha delle radici straordinarie nella cultura antica, greca e romana, e bizantina ovviamente. Qualche domanda è arrivata? No, ti stanno ascoltando. È un po' complicato parlare. No, perché di... anche poi sì, insomma, è anche un argomento. Però se voi cliccate proprio l'arte romanica oppure il romanico, di quello che ho detto io lo vedete, non è che io l'ho studiato qui ovviamente, chiaro, però voi avete una stesa di immagini, di esempi, di prototipi, eccetera, che anche la persona meno colta danno all'occhio, perché fanno vedere la varietà di questo, che è uno stile straordinario, che ovviamente sapete, in Italia ci sono circa 60.000 chiese e basiliche storiche. 60.000, caspita. Ecco. Vediamo che le nostre città... 40.000 castelli. Cioè noi non abbiamo la minima idea della ricchezza che possediamo. Senza contare che poi questa ricchezza si propaga al di fuori della chiesa. Per esempio, quanti di voi sono andati a vedere il Duomo di Verona? Benissimo. Guardate il Duomo davanti alla facciata, che è un Duomo romanico con il suo bel protiro, con le due colonnine, eccetera, no? Poi svoltate a sinistra, a lato del portico, e vi trovo davanti una piccola chiesa romanica con il porticato davanti, molto più antica. Col porticato, sì. Cioè, la porticata. Sì, e porticata. Se girate a sinistra ancora, entrate dentro un luogo in cui ci sono addirittura un chiostro romanico. Anzi, romano. Perché era zona romana. Lì c'erano i benedettini.
e quindi che hanno recuperato un tempio e lo hanno sostituito con una cattedrale. Certo, conoscere la Conosce, scuola, signori, e la no? scuola non ci ha dato queste basi, assolutamente no. Ecco, voi dovete fare una cosa. La cosa più strana è che molte di queste cattedrali, di queste chiese, sono molto più belle dietro che davanti. Andate a vedere la parte posteriore del Duomo di Trento. Andate a vedere la parte posteriore del Duomo di Torcello, con la sua abside meravigliosa di colonnine bianche sul cotto rosso. Cioè, capite? Andate a vedere la parte posteriore del Duomo di Parma, di Modena, di Ferrara. Girateci attorno, perché voi, la cattedrale era un corpo, era il corpo di Cristo, che rappresentava il Cristo in croce. Cioè, addirittura, chiudo con questo perché spero di non stancarvi, pensate che alcune cattedrali sono nate storte, come quella di Cremona. Cioè, se noi facciamo la pianta, vediamo che il presbiterio è inclinato a sinistra. Dicono, quelli sapevano, si davano tante arie, non sapevano neanche andare dritti. No, cari signori, rappresentava quella cattedrale in pianta il Cristo in croce con la testa inclinata nella morte. Lo capite? Lo Ecco, capite allora che vedi. cosa si racchiude dentro queste cose? Vedi che arrivano qua i messaggi che condividiamo. Se avessi avuto Sergio come professore, adesso sarei un appassionato di arte. Se Ecco, mia nonna avesse una ruota sarebbe una carriola. vedi che bei messaggi che stanno arrivando. Molto bravo, Cari grazie signori, Sergio. andate a vedere anche le chiese dei vostri paesetti nelle campagne del Friuli ci sono delle chiesette piccole ma straordinarie, oppure chiesette che hanno perso tutto perché magari un curatore sciocco ha scalpellato via gli affreschi, come è capitato qui vicino a casa nostra. Ecco, vedi. Scalpellato via gli Allora qui affreschi del 1300 per dare le malte nuove a chiesette ecco. che avevano 800, 900, 1200 anni. Ecco, vedi. Capite? Vedi i disastri che sono fatti, che sono stati compiuti. Allora Ecco. ti ringraziano, lo sto ascoltando, cioè, ecco, siamo tutti qua che ti ascoltiamo, e quindi questo è un po' Grazie a il nostro voi e grazie a tutti e atteggiamento. buon Va pomeriggio. bene, allora Grazie. grazie Sergio, alla Alla prossima prossima. volta l'arte gotica. L'arte gotica, altro capitolo molto bello, molto interessante. Che è incastrata, nello stesso periodo più o meno. Allora ricordo che queste interviste le trovate al canale YouTube, quindi ascoltiamole e riascoltiamole, appunto, perché magari certi passaggi Grazie sono più chiari. Grazie Sergio, alla prossima, a voi. Alla grazie. prossima, buon Grazie, pomeriggio. grazie, Salve a tutti. grazie, grazie.